Le ariette sono un pezzo di terra che non è nostra se non burocraticamente, che esisteva prima di noi e che continuerà a esistere dopo di noi. Questo teatro è di questo luogo, di questa terra. Per me questo dice tutto. È un luogo della comunità che però non appartiene a nessuno, appartiene soltanto a questo luogo, che in qualche modo lo ha generato. Questo vivere qua, in mezzo a questa gente, a questa natura, ha rigenerato un desiderio di teatro che ha cominciato a vivere prima in casa, nei campi e poi nelle case di altri cittadini. E la vita e il teatro e il lavoro, e chiama tutte queste cose, si sono intrecciate.